Buonasera a tutti ragazzi, buonasera, benvenuti alla live non in cucina con la Pami perché non iniziamo a cucinare, ma bensì iniziamo giocando stasera e poi andremo a cucinare. Oh, si fa così in questi giorni perché lui inizia più tardi. Ciao Tommy, ciao Cri, ciao Katsu Sana, ciao Salmone, ciao Tommy, ciao Rigio. Ciao Emi, come stai, Pizzo? Cosa c'è? Ma cosa c'è? Dimmi un po' cosa c'è. Ciao Claude, buonasera Arco, ciao Cricchio, ciao Cima. Come state, ragazzi? Oggi caldo, 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 roba da essere al mare. Porca gnoffa, com'è? Fatemi pulire il tavolo. Com'è? Ditemi un po'. Cos'è che dici? Nel titolo? Cos'è che stai dicendo? Cos'è che sta dicendo questo qua? Avete capito cosa sta dicendo? Io non ho capito niente. La tua ricetta non l'ho scritta perché non la faccio. Mica la devo fare stasera la tua ricetta. Ma tu stai proprio scherzando che io mi metto a fare stasera la tua ricetta che il dolce ce l'ho già? Che senso ha la tua ricetta a farla stasera? E chi l'ha detto? Io il dolce ce l'ho già per domani. Per cui. Buonasera, Jaghe. Mi hai mandato il link dove guardarlo? Io non ho neanche aperto Instagram oggi. Buonasera, Coperta. Come stai? Buonasera, Luca. Allora, inizieremo giocando un po'. Inizieremo giocando perché poi tra una. Il link c'è presente. Se tu guardi su YouTube lo trovi. Lo trovi. Se lo trovo io mi tengo i punti e non faccio la ricetta, te lo dico. Per cui buonasera Alex. Io Luca, tutto bene. Adesso iconizziamo qui. Partiamo qui e andiamo a giocare un po' e poi andiamo a fare la pizza verso le 7, un tra mezz'oretta all'incirca andiamo a spostare l'impasto così poi per le 8:20 è pronta. Cos'è? Non ci sei. Allora facciamo una cosa. Siccome che ho già provato sta cosa dicendo a qualcuno che mi ha detto non c'entrate niente voi, ma non trovo, non vesti, trovo io so cazzi. Io ho trovato, chissà come mai. Chi cerca trova? Non lo so io. Ciao Coglionino, come stai? Ciao Francesco. C'è mica tanto da ridere. Buonasera, Pro Mark. Io sto bene, Jenny. Tu come stai? Sì. Sono tornato. Che dici? Cosa devo dire, Trivi, che sei tornato? Sempre incavolata sto, non penso che sono incavolata. Buonasera, se lo trovo io poi mi incazzo, va bene? Com'è che si chiama quello che devi cercare? Dimmi un po', cos'è che hai riscattato? Ciao Panisella, tutto bene? Sta aspettando che mio figlio finisce la lezione alle 7, tutto bene? Tutto bene, tu come stai? Io tutto bene. Io sono sempre un po' così quando mi fa incazzare Tommy, eh. Quando mi fa incazzare c'è sempre di mezzo. Scusate. Ora sto più di là che di qua.
Marti, che cavolo di domande fai? Dimmi un po'. Sei andato dal parrucchiere. Cosa sono? Ventagli di cosa? Non so neanche cosa ha riscattato. Pure tu stasera la pizza, meme, ma come la mangi? Vabbè, vabbè, Trivi, vabbè. E cosa sono? Sfoglia? Sfogliette? Sfogliette. Non lo so, senti, io non ho voglia di cercare, o le cerchi tu o t'arrangi. Io non ho voglia. Scusate un attimo. Guarda che questo qua, Galanti, non è mica un punto di incontri, eh. E poi, voglio dire... Sì, ma Pupi, siamo sempre le solite cose. Non ha cercato niente, non mi ha scritto niente. Io se non trovo niente mi tengo i punti e s'arrancia. Cosa devo fare? Noi ci siamo conosciuti tramite amici. Sì, Luca, sono quelli dritti che compri coi taglietti e con sopra lo zucchero, quelli intende lui, se ho capito bene, quelli intende lui. Buonasera Lori, come siamo? Che cos'è questa pista? Ah, wow, questa la conosco. Ciao Killa, buonasera, com'è andato ragazzi il vostro pomeriggio? Faglielo capire, pupetto, faglielo capire. Che è che non vedo? Sento, grazie, grazie caro. Oh Maria Maddalena, sto perdendo. Non ho capito, non capisco cazzo. Oh zio, ma tirati su. Oh vacca. Lo sapevo che perdevo. No, Tommy. No, Tommy, il problema è che prima di riscattare una ricetta devi guardare, e lo sa, Pupi lo sa, perché lo sa lui, è vecchio del canale, ma fa sempre i cazzi suoi, come ogni volta, quindi questa è la quarta volta che riscatta, non gli do più i punti, s'attacca. Allè. Luca, non vale, non gliela devi passare perché è troppo comoda. Io no, non bisogna, certo, se mi risca, allora non è vero che non bisogna, tu chiedi una ricetta, quella di frutta o le dosi dalla tegliera 18, quella della torta di carote o le dosi, se devo fare la lasagna o le dosi, ma se mi dici delle torte che io non ho mai fatto e non so le dosi, permetti che tu mi devi dare le dosi, o perlomeno mi devi dire, io riscatto questa, però io non le ho mai fatte, ho il video da farti vedere, ho qualcosa da farti vedere. Ma cosa stai dicendo? Adesso io mi devo cercare le cose, come ieri Luca, che lui ha fatto la pastiera napoletana, ma per otto... La scritta senza ingredienti, poi mi dice ti giro quella da otto persone, va bene, ma fino a un certo punto, eh. O poi lui mangia tutti i giorni pastiera napoletana, per cui
Ciao Pietro, come stai, caro? Ciao, odio la scuola. Tutto bene? Ciao Gaia, ciao Rossi. Auguri. Signora, tutto bene, mi fa piacere. Ma mi sembra rallentato ogni tanto, non mi sembra un po' abbastanza rallentato. La Madonna, quasi vado fuori. Sono fuori dal tunnel, dal divertimento. Proprio lanciata a catapulta, cosa c'è Francesco? Cos'è successo? Cos'è successo? Eh? No, non ne voglio più sapere di tue ricette. Adesso o mi trovi la ricetta da fare o non ti do più punti. Mi sono stufata, eh? Buonasera Kratos, come stai? Oh, ma non guardate che smettetela, se no da qua passo di là e inizio a fare una strage. Sì, ma lui si attacca a tutte le scusanti, Luca. Devo ridere, Tommy. Cucino più tardi, verso le... inizio a preparare verso le 7, un po', 7:20. Buonasera, Vertez. Ciao, Gambero, tutto bene? Adesso finisco questa partita. Andate avanti a discutere che vi sospendo. Andate avanti. Ci vuole la pace qua, non ci vuole le rotture di balle. Ma dove sono io? Ah, eccomi. La Madonna, questo non mi piace. Dai, mandami dall'altra parte, eccomi. No! Qualificata! Qualificata! Andando molto bene, Vortex, a giocare bene. Bene. Basta, Rossi. Basta, Rossi. Lo dico, basta. Stasera risotto alla milanese, molto buono il risotto alla milanese. Molto. Molto, molto, molto. Se non ci sono ricette, trovami una ricetta scritta, non c'è, trovami qualcosa. Trovami qualcosa. Non c'è un video dove fu una video ricetta dove li fanno?
Sento! Sì, sento, grazie, grazie caro. Grazie, no, adesso mi trovi la ricetta. Io i punti non te li do indietro. Ciao zia! Oh vacca, stavo partendo spedita, dove vanno tutti questi? Ma non fatemi cadere, ma dove cazzo sono? Sono proprio persa qui io, eh? Oh, ero nel salto! Tu, tua madre, ero la ta... Che sfiga! Che sfiga! Buonasera Atla, come stai? Che è proprio una sfiga, eh! Salve Brody! Mi va il dolore alla mano, cara? Ciao Brat! Ma io vorrei che provasse a cercare quello che mi hai chiesto. Sì, ne? Ciro? Fatelo da solo quello che mi hai detto, ti togli un paio di costole e te lo fai da solo. Per me sinceramente mi fai schifo. Luca, tu l'hai trovato un video, Luca? Me lo mandi il video a me su Instagram? Ma no, messo crema e un cerotone. Coppa, che è il cerotto? Scusa, una benda dovevi mettere, no? Così te lo teneva. I ventagli li conosco, li ho fatti. I ventagli? Ventagli. No, i ventagli non sono quelli che faccio io. Io cosa faccio? I miei? Cosa sono i ventagli? E allora andata a Londra con 60 bit. Grazie. Però ci andiamo. Ci andiamo. Ma va che stronzata. Mi hanno buttato giù. Cosa c'è scritto? Oh, Madonna, sciume, no, tirati su bambino, tirati tu, adesso ti leggo, grazie, è una domanda in generale, va bene, andremo, certo, grazie, sento. Io spero che ci andiamo, perché a me piacerebbe andare a Londra a vedere un po' gli studi di Harry Potter. Se Real Master va bene. E quindi? Non è che mi hai detto una novità, eh? Capivo se era una novità, ma una parola detta da un ragazzino me ne fa un cazzo, eh? Ciao Fulmi! Vediamo un po'. Dai. Mi fai andare dalla parte giusta?
Vabbè, ma troia, ma proprio dai. No, adesso mi ha buttato di qua. Ma sempre qua mi fai andare. Sono andata a fanculo. Let's go! Sento! Lo guardo, Tommy. Ma dai che mi hai mandato il video, scusami. Grazie, sento, e dai! Lo so che il mio non è come il suo. Let's go, però io ci provo. Ah, questi li fanno, questi li so fare. Questi li so fare anch'io. Io volevo gli altri, so che mi hai mandato un video degli altri. Questi li faccio anch'io di solito. Questi lo so come sono, faccio anch'io questi di solito. Ci vuole lo zucchero, la pasta sfoglia rettangolare, questi li so. È bellissimo lo stesso, grazie, sento, grazie. Cuoricini nel mio corazon. Lui intende, sì, lui intende quelli sfogliatelle, quelle regolari, tan lunghe così, con solo i taglietti e lo zucchero sopra, quelle intende. Ma si è bloccato? Va bene, guardo se sono, se me la mandi, vedo se sono quelli, Luca. No, Antonella, non abbiamo ancora mangiato, ma se, che cazzo è successo? Sei incricchiato? E andiamo a. E usciamo dal gioco, no? Perfetto, riapriamo il gioco. No, io non ti ridò più niente. Non ridò più niente. Ma te ne vai o no, Tommy, adesso da qua o no? Bambino maleducato. Vediamo un po'. Buonasera, non ti leggo. Buonasera, Matte, come stai? Ciao pistacchio, bello pistacchio, poi ti sei messo fuori del pistacchio. Sei
Sento Signo è un buon. Grazie, Sento Signo. Un besito, caro, un besito. Andiamo a vedere dove andiamo, via. Io sto bene, oggi è una bella giornata, ha fatto caldo, vado a fare un giretto. Ti chiamo Signo, adesso parte. Chiamami Signo, va bene Signo, grazie, un besito. Vediamo se sono quelle che mi dici. Dove è qua? Hola. Alle 8? Luca! Sono queste, ma... Te lo saluto e se n'è già andato, caro. Signor, se n'è già andato, sono quelli. Devo leggere come si fanno. Anzi, devo vedere se trovo il video più che altro. Madonna! Cioè, tutto a destra e tutto a sinistra, la figarola. Ma cos'è tutto sto assembramento? Sono fuori. Sono fuori. Cos'è che è successo? Buonasera Federica, cos'è successo, Atra? Solo acqua, perché acqua da bagnarle sopra? Non ti sei ancora ripreso molto, ma come ti senti adesso? Ciao Erminios. Buonasera Nico. Ha chiesto solo per scrivere il suo nome. Che cosa, Atra? Non stavo dietro. Non stavo leggendo. Ma dove devo andare? Scusami. Ma non ci sono io. Grazie, Signo. Grazie, grazie, Signo. Un vestito. Let's go. Grazie Nico, grazie caro. Facciamo qualche altra partita, poi andiamo a... L'ultima partita, poi andiamo. Ah, solo per inumidire, piuttosto che il latte, le cose. Ah, come può scriverlo? Ah, ok. Beh, le hai mai fatte le sfogliatine di pasta sfoglia, Luca? Come i ventaglini di pasta sfoglia? Quelli, anche quelli sono solo con lo zucchero e la pasta sfoglia, quelli lì sono buonissimi. Buonasera Denisa, come stai? Alessandro, come mai è una giornata triste? Ah, caro, non ce l'hanno fatta due cuccioli, che dispiacere. Devo comprare, io non ho la pasta sfoglia, non l'ho comprata, mi dispiace, non ho la pasta sfoglia, sono sprovvista di pasta sfoglia. Quindi...
cosa. Tua sorella però, un momento. E mi ha scastrato fuori. Mi ha scastrato fuori. Cos'è che hai fatto, Luca? Che non ho letto? Sì, Atla, non ti preoccupare, devi tenerla un po' a riposo, quella mano lì devi tenerla. Meglio che usciamo da che. Solo una volta i ventagli. I ventagli molto buoni, parte tutto un'altra volta. Scusate. Un bombon. Sintosigno just subscribed. A posto. Operazioni veloci, bene. Una volta i ventagli sono molto buoni. Cosa piedi, pochissimo. Capisco più cosa è. Ripartono tutti gli alert. Cosa è successo? Grazie in questo minuto, grazie. Allora, facciamo una cosa, andiamo a preparare. Andiamo a preparare per le 8 si mangia. E noi andiamo a preparare. Ah, perché ragazzi, grazie signo. Stasera andiamo nell'altra postazione, per cui mi sciacquo le mani e andiamo a preparare. Quindi appena finiamo stacchiamo. E dai, dobbiamo venire qua al 15. Il 15, solo il 15, per cui vabbè, ma è giusto fare un po' avanti, un po' indietro, un po' alla derecha, un po' all'ischierda, per cui vabbè, che è vabbè Pedro, vabbè, che è vabbè. Allora andiamo a prendere questo, a prendere l'olio, perché adesso la dobbiamo spostare un'altra mezz'ora. Oh, vi devo dire una cosa, cosa è successo oggi, minchia che mi sono vergognata, nel senso mi sono accorta dopo, che vergogna. Allora, sono andata giusto a prendere due cose da portare via, due cose. E allora, ho preso casomai, non mi ricordo neanche se ho di là la panna, giusto tre pesche se devo fare quella ricetta là, però le dosi non sono giuste, secondo me le dosi non sono giuste. E cos'è che volevo dire? Allora ho detto va bene, prendo ancora un lievito, tanto scade a giugno, tranquilla, no? Cazzo, vado alla cassa, pago, perché io non ho tanti, devo prendere due cazzate, tengo il sacchettino in mano e ci cazzo dentro la roba, no? Ci cazzo, oh, arrivo alla cassa, passo tutto e poi non mi sono accorta, cioè sono arrivata a casa, metto a posto la roba, poi io guardo il biglietto della spesa, dicevo, ma come cazzo è che non ho comprato il lievito, non l'ho preso, ma cazzo ce l'avevo in mano. Poi guardo,
non l'ho neanche, l'ho scavallato. L'ho scavallato di brutto. Anticipa tutto. Deve fare ancora mezz'ora di roba. Ciao, cosa vuoi? Buonanotte. Lo diceva prima. Signor! Grazie! Aia! E ho scavallato, io non ci posso fare, ma non era mia intenzione scavallare, ragazzi. Io non mi piace fare quelle cose. Che vergogna, mi sono vergognata. Mi sono proprio detto che vergogna. Ho detto no, pensa se mi beccavano. Che figura di merda per 20 centesimi di lievito. Ma cosa c'entra le ho capito, con il pesce. Scavallato nel senso scavallare, cosa, non sai cosa vuol dire scavallare? Scavallare e portare via senza pagare. Fa solo, che male questo braccio, devo tenerlo così, sta mano. Cioè, solo io faccio queste cose, raga, Allora. Aspetta, più o meno. 20 centesimi, signor, grazie. Lo dico anch'io, vabbè, per 20 centesimi. Però se ti beccano, che figura di merda che fai. Non è un po' figura di merda se ti beccano, appunto, per 20 centesimi. Magari pensano che è morta di fame per 20 centesimi. Dai. Come ho fatto? Come ho fatto? Come ho fatto secondo voi? Ce l'avevo nel sacchetto e quando ho messo dentro la roba non mi sono accorta che era nel sacchetto. Non ho fatto apposta, raga. Non ci posso fare niente. Certo, signor! Tra un po' arriva, anzi mi ha detto anticipa, ma gli ho detto anticipa cosa? Mi ha detto un orario, adesso deve riposare ancora la pasta un'altra mezz'ora. Cioè, va che bello fresco lui, bello fresco. Infatti si capisce che è diverso questo impasto con l'altro della pizza. Vabbè, vediamo un po' come viene. Ho comprato la farina 00, la farina per la pizza, due farine per la pizza pure ho comprato. Stasera anche tu la pizza, col gorgonzolo, olive, addirittura i capperi sulla pizza. Però il gorgonzolo l'ho comprato anch'io, il gorgonzolo. Ti dico gli ingredienti per l'impasto, però la mia è per due persone. Certo. La puoi fare con 100, con 300 grammi. Signor, grazie, grazie caro, grazie. Un besito. Ho fatto. Secondo. Mezz'ora. Praticamente puoi mettere 300 grammi di farina, quella apposta per la pizza che le vendono per la pizza, oppure c'è quella con dentro i fiocchi di patate che la rende più alta, puoi usare quelle oppure fare 150 di 00 e 150 di Manitoba, le puoi mischiare. Poi ci sono 5 grammi di lievito di birra, quello fresco, un cucchiaio d'olio e il sale, 150 ml di acqua. Mischi il tutto, impasti, lasci dalle, è dalla 1:15 che sarà lì a riposare in forno, e passate 4, 5, 6 ore, quelle che vuoi, e dopo ne fai un'altra mezz'ora nella teglia di cottura e poi la metti in forno, 180 gradi, 10 minuti con la passata di pomodoro e 10 minuti con quello che vuoi tu, caro. Ora mangi, cosa mangi di buono, signo? Dimmi un po', prima che te ne vai a mangiare. Fammi sciacquare che so tutta. Le olive quelle già tagliate, a dire la verità. Secondo,
Perfetto. Ciao Pino, buonasera. Di nulla pistacchio, di nulla. Buonasera Manu. Piccolo ride di Fall Guys, sì, ma non è un ride con due persone, no? E sono ride con due persone, sono ride. Ho visto anch'io, ma sono due persone, come se dici eri tu e un altro. Mangi anche tu la pizza, e come la mangi? Un momento che prendiamo questo. E... Spurcatus, che sono una casinista. Tagliamo la scamorza. Olio da tutte le parti. La fa mia nonna, salame piccanti e olive, come me la fa. E allora mandami la foto, mandami, allora. Perfetto. E andiamo a tagliare. La scamorza, io la scamorza, però oggi ho preso, aspetta che prendo la scamorza nel mentre. Allora, scamorza oggi che cazzo fino? Ah, oggi ho preso un formaggio a pasta affilata, penso che va bene ugualmente da mettere sulla pizza o sbaglio? Ditemi un po'. Secondo me ci va bene ugualmente da mettere sulla pizza. Ciao piccola miss, come stai? Secondo me. Allora. Perfetto. Poi non lo so se di là c'ho la scamorza, non mi ricordo un cazzo. La prossima volta devo fare una foto al frigo di là, così so cosa ho dentro, cosa non ho dentro al frigo. Perché se no è un cavolo di casino, non mi ricordo niente. È un problema questo. Devo dire la verità. Salve, parla, come stai? Io sto bene. Io sto bene. Ci si può mettere tutto. La mozzarella fresca no, perché comunque perde un po' di acqua. E a me non piace, poi ti rimane un po' acquosa. Quindi ci devi mettere cose che non perdono un po' l'acquetta, no, raga? Allora. Perfetto. Ha finito? Cazzi suoi, si imparasse a dirmi le cose prima. No, ho capito, mangiamo le 8, mangiamo le 8... Alle 8, moglie mia, non ti conosco, t'arrangio adesso. Sono in the fuck. È così, eh. La pizza capricciosa? No, non l'ho fatta. Quanto tempo faccio lievitare? Ciao, Belfiu. Dalle 4 ore in poi. Io oggi era la 1:15, se non sbaglio. E adesso l'ho appena messa, ancora un'altra mezz'ora. No dai, mancano quanto 25 minuti. Per cui è così, no? Bene, piccola, tutto bene. Dai. Stasera cosa cucina? Punto esclamativo menu. Punto esclamativo. Oppure punto esclamativo pizza, così sapete quando si mangia la pizza. Allora, l'ho detto domani... Un primo con la Philadelphia, secondo voi cosa ci sta bene con la Philadelphia da mangiare con la pasta? Ditemi un po'. Pochino? Cosa pochino? Però deve andare bene, Igna. Grazie, Geppino. Certo che ha finito, mi ha ostato. Cos'è? Bugia di che? Tu sei bugiardo, quindi... cosa? Ma... Buonasera Alessia, eccoti arrivata, ma a quest'ora?
Come stai, Ale? La lievitazione. Cosa? Non ho capito, Igna. Cos'è che hai detto? Scusami, ma sono un po' presa. Certo che l'ho visto. Stavo rispondendo all'altro ragazzo. Stavo rispondendo. Ciao, Tommy, d'affari. Io sto bene, sempre di corsa, ma tutto bene, bene, Ale. Cosa prepari o avevi già pronto qualcosa per stasera? Dimmi un po'. Allora, ma sempre di corsa. Non so perché le cose qua si fanno sempre di corsa, se no non siamo contenti. Ciao Pochi, come stai? Ieri è passata Daniela a salutarci. Come stai? Ieri sera, perché al pomeriggio sei passato tu. Diciamo. Ciao Gimani. Buonasera Nick. Allora, perfetto. Così. Buonasera Stez. Cosa mangiate voi, ragazzi, di buono? Ditemi un po' cosa mangiate stasera, visto che ormai sono già le 7:30. Alcuni magari stanno mangiando anche adesso addirittura. No. Ciao Giammiz. Cosa vuol dire nulla? Non è possibile nulla. Pollo fritto col curry, ma va? Ciao Ghost. Io non lo so, appena arrivato, ma tu mangi tardi pochi, lo so. Ti fai la pasta, buonasera BCD, panino con hamburger. Certo che mi piace. Non lo so se ancora è live. Questo non lo so. In Calabria abbiamo finito ora di pranzare. Quale cenare? Che Leonardo, che esagerazione. Petto di pollo alla piastra insalata. Bene, bene, dai. Oggi pane e fave. Io la parmigiana. Buona pizza con la scamorza. Buonasera Fibie, come stai? Gnocchi di mare, cioè? Come sono i gnocchi di mare? Buonasera Nunc. Buonasera. Non so come sono i gnocchi. Ho capito. Non so come sono i gnocchi di mare. Ciao Ricky, a domani. Ciao Ryder. Che mia madre ha voglia di fare. Ah, ok, quello se non cucinate voi le dura, Ti faccio venire ogni volta fame, ma sto facendo nulla ancora, quindi. Perfetto. Oggi ha fatto veramente caldo. Ma veramente? Ma dai. Questo non lo sapevo. Vabbè, ma che cattiveria però. Che cattiveria, perché snapparlo così? Cioè, ragazzi, c'è proprio una cattiveria dentro. C'hanno questi. Mi ha ostato. E perché l'ha eseguito? Oggi devastato. Però mi sto preparando per altri 4 giorni al mare, la giovedì a domenica. Bello, dai. Bello, wow. Bello, speriamo che sia bello il weekend, il tempo, che cambiano idea, perché almeno qua, perché io ho visto le previsioni, il weekend non butta tanto bello, tanto per cambiare, no? Sta giocando? Ma è offline, io non lo vedo che gioca, mi dà offline a me. Buonasera, Filo, tutto bene tu? Non lo so, quando arriva, arriva, ragazzi. Scusate, ma questa è la mia live, lui quando se la sente vuole, viene.
Per cui... Ah già, è vero, Fibi, e vabbè, quello che riesci a fare, non ti preoccupare, che tanto non è che ti devi stressare. Già ormai non mi ricordavo più, è vero che domenica stiamo ad Arese, Shubi? Siamo ad Arese. Non scrivere le cazzate. Eccoci qua. Guardo. Amore, cosa è successo oggi? Sei arrabbiato? No. Ti snappavano, non ti lasciavano giocare? Ciao amore mio, come stai? Eh? Eccoci ragazzi. Mi do una sistematina. Come si è messi con la pizzetta? Ah, al massimo ancora ci abbiamo il tempo. Tu mi hai detto un orario. Però poi ho cercato subito alle 19:10 ho capito, ma andava mezz'ora questa roba in forno. Quanto tempo abbiamo? No, no, abbiamo tanto tempo. Tanto tempo? Abbiamo 17 minuti da aspettare. Prima di poter aspettare altri 20? E poi... 37 minuti e il video di stamattina non va bene. Sì? Sì, ma rifatto al chiuso. Ok. Non rifacciamo di là oggi al chiuso? Ok. Non so in che modo, non so in quale situazione, in quale posizione. Secondo me è una grande cagata. Non poi mi lascia io te lo dico. Rossetto, che cazzata. Vediamo un po'. Sì, più o meno. Chi se ne frega? Avete visto l'ultimo game? Snappati dagli stessi del terzo? Cioè, snappati. Chi l'ha allora, io stessi? Voglio sapere tagliare. Perché mi vengono a snappare. No, come cazzo fanno con 7 minuti di lei? È la vera domanda. Con 7 minuti di lei non è uno snapping, ma è una follia. Sono italiani, sono qualificati, sono sempre lì anche io, però puzzecchiavano. Però va bene. Erano gli stessi. Non capisco questa cosa. Beh, ho visto che sono andate un po' di magliette, sono contento. Che non voglio snappare però, Così rompono il cazzo. Ma penso che più che snappato sia stato un caso fortuito per loro. Ci siamo guallati, sì, alle semifinali di domani con 22 punti. Ah, però siete in semifinale. Che cazzo di... No. Abbiamo fatto in 3 ore tutti i cavalieri non vieni. Ma che cazzo dite? Ma non penso proprio. Fibi, non me la ricordo neanche io, Fibi, la tua faccia. Porca miseria. Lo sai che è passato troppo tempo, Fibi. Grazie, Kaikos. Grazie. Si sta lamentando, cosa sta dicendo di sottofondo? Si sta lamentando, cosa deve fare? Un cavolo, questo è buono ancora. Vediamo questi pesci, così è normale che si sta lamentando, no? Ma lo so, sono tristi gli snappi, cosa bisogna fare? Si divertono così a dar fastidio, boh? Ma quello che dicevo oggi, cioè, lui ce li ha sempre. Io non so come fa, perché sennò... Solo, quello lì che non è il Diaz, come direbbe lui, però ti viene un nervoso che... ti snerva proprio, vedo io che mi incazzo. No, beh, qui ci rimango male, però non si può dimenticare. Fibie, quanto tempo è passato? Non lo so io. 4 anni sono passati, ti ricordi la faccia di Fibie? Quale cazzo sei? Ah, lui ha detto che se la ricordi, io non me la ricordo. Cioè, tu non mi ricordo la faccia di Fibie. Ha detto che c'è la faccia come la pinga. Ah, io torno indietro, adesso vuoi fare il treno. No. Entrare, è troppo triste, vuole fare l'entrée. Mi dispiace un sacco perché sono successe cose strane. Abbiamo beccato anche dei cheater. Anche la pancia soprattutto, ti ricordi di Fibie? Mi ricordo tutto di Fibie. Tutto si ricorda, soprattutto i cioccolatini. I tartufotti me li ricordo. I tartufotti se li ricorda. Quindi il nostro piatto preferito è la pizza. Sì. Oh bambino triste, mio amore. Dobbiamo rifare la storia di oggi, non ci credo. E gli serve per domani.
Tutta la registro stanotte, quando cazzo te la devo registrare? Eh sì. No, ma dov'è lo spazio? Esci con me, la facciamo fuori. Eh? Esci con me, quando porto fuori il cane a cagare, la facciamo fuori. No, ha detto che non si può fuori, ti ha detto dall'interno. No, ha detto che non posso risiedere la luce della, della luce. Ah, di sera allora. Cioè Ciula non lo poteva dire subito. Cioè, veramente. Ma guardate, Pupetto ha detto complimenti allo Zuderone, il Pupetto. Pupi non faccia il simpatico. Pupetto è triste, Pupetto, porca miseria. Mannaggia, com'è? Allora. No, Gianlu. Punto esclamativo, pizza. E vedi quando è la pizza. Abbiamo cambiato giorni, mi dispiace per voi. Abbiamo cambiato giorni. Allora, non capisco dov'è la cosa. Fammi vedere. Che cosa? Sì, che cosa? Niente. Ciao Tommaso, come stai? Io ho capito che era passato le semifinali. No, Pupi. No, Pupi. Ciao Marcello. È arrivata la maglietta. Let's go. Ho visto il Pupi la foto con la maglietta. Aia. Ti ha mandato Marcello la foto su Instagram. Che moderazioni hai? Atla. Banna. Chi è che devi bannare? Banna, Atla. Mi viene sempre al vostro fianco. Grazie, Giuz. Noi saremo sempre al vostro fianco. Grazie di cuore, Giuza. Comunque, fra tre giorni abbiamo l'ultima prova. The last try. The last try. Amore, ho deciso che quando sarà pronto il progettone... Abbiamo una cosa. Solo abbonati. L'ho sentito oggi, c'ha ragione. Che... se volete rimanete solo abbonati. Penso che chiuderò. Perché tutta la cattiveria che avete addosso non va bene e non si concentra. Già c'ha gli snappi che gli rompono i coglioni. Poi arrivate voi sempre a dire tutte queste cattiverie, non voi, quelli proprio che rompono i coglioni. C'ha ragione. Penso che chiuderò. Lo dicevo oggi, fa bene, perché ti ho sentito quando parlavi, ho detto fa bene. Volete seguirlo, vi abbonate, così almeno... No, loro possono seguirmi ugualmente. Sì, però per scrivere almeno alla gente che scrive perché ha piacere scrivergli, non sì. Perché deve scrivere la puttanata troia, mi sono fatta no, male. No, no, la live la puoi guardare sempre, in qualsiasi momento. Twitch è una piattaforma gratuita. No, voi la potete guardare, ma scrivere se lui decide di fare solo chat. Ti abboni, Tommaso, se avete piacere... di scrivere vi abbonate. Cioè, no, chat la, potete, la live la potete guardare. La live la potete guardare, però c'ha ragione, non si può tutte. Se lui. Banna. Cosa? Che? Penultimo mese? Su. Dai, spinge. Questo? Fai la pizza che pensi mi dà. No, questo. Allora, Atla, stai cita, bannalo. Muore! Muore! Ma io non avevo gli alert! Hey. 500 corri. Grazie, Morens, fagli un sorriso. Ciao Morens, sempre. Facci un sorrisone. Ovvio. Sorridente. Ciao Morens. No, madra. Tutti quelli che mi dicono stai zitta, non parlare, chiudi la bocca, si bannano perché sono coglioni. Poi, quelle essere lì. Madonna, ho messo tanta. Ma ce n'è meglio ingoiarli la loro madre invece che partorire. Cioè, questa è la mia live, parlo io, ciccino mio. Parlo io perché tu non puoi dire queste cose nella mia live. Se le dico io va bene, se dici te no. No, va bene. No, non va bene. Hai vinto qualche corone oggi a Follino? No, mettimelo. Ma hai vinto corone oggi a Follino? No, è arrivata la gallina così. Sono le complicazioni. Poi sono arrivata all'ultimo, non l'avevo mai fatto, per cui ci stava. Io ho seguito la massa, quindi non sapevo dove andare. Certo. Scritto in inglese, quale non capisco una minchia. Quello fatto l'ultimo. Quello che si aprono le cose, devi andare lì. Merda, lo stempo. Va bene, quella roba lì. Allora poi è arrivata sta gallina e gli è arrivato il coso davanti, lo apri come io non hai vinto. Lo sai che quando tu ti butterai mai su una corona devi aggrapparti alla corona, sì?
No. Lo so. Cioè, quando, perché poi ti starai di merda, perché quando io la mia prima colonna la stavo... Per... persa. Sì, perché tu non ti buttare sulla colonna, tu ti lanci e fai quello per grabbare, se no la prendi. Ah, minchia, devo pure attaccarmi al cazzo della corona, dai ragazzi, non ce la faremo mai. Allora aspetta, tirarti fuori il salame, aspetta e spera che possa avvera, cioè... Non siamo su OnlyFans, non so se posso. Quando cazzo sta? In alto. Boss. Ah, il salame era quello piccante, non il tuo salame. Quindi, cioè, voglio dire... Non so se potevo farlo su Twitch. Non ricordo. No. Vi ricordiamo, ragazzi, che questa domenica, 15 maggio, ci troverete ad Arese, centro commerciale Il Centro. Dalle ore 14.30 fino alle ore 19.00/19.30 sarò là. Vi aspetto. Ho capito, borsa. Borsa, però il discorso è questo. Se uno non può fare la sub o avere il sub, per colpa sempre degli stronzi ci rimettono quelli buoni e non ci si può fare niente. Mi dispiace perché poi... Sono tollerante per anni. Lui è cose pesanti, quindi... Ciao, sono quello pesante. Tolleranza zero, basta. Meno due. Siamo fuori. Meno male che gli ho detto di farlo prima, perché almeno riusciamo magari anche ad arrivare a un'area decente. Ma sai che tu detto l'altro giorno del Chris? Non ho ancora fatto, non mi sono scordata. Aspetta che lo paghi. Adesso, è adesso. E che metti un momento? Fasi mi. Per favore. E dopo, un secondo. Dai, poro Cristo. Tu non gli potevi dire di scrivermi a me. Ma lui assa no. Tu diglielo. Perché dà qualche deciso. Ho capito, digli scrivi a Christian. No. Mandami, devo andare a cercarmi me. Lo so a memoria io. Non me ne frega un cazzo, io ci clicco e faccio prima. E che cosa? Scrivigli di rimandarmi da me. Che due palle. Un momento che ho un audio da ascoltare. Vedete dimagrito? Io non lo so, lo vedo sempre uguale. Lo sentono tutti così. Ciao Gioele, come stai? Allora, questo è pronto, adesso prepariamo anche la tavola nel mentre. Allora, che grillo. Io non faccio niente. Solo che io ci ho messo il salame piccante. Brian! Perché non parli in spagnolo, puccica? Non lo so, solo con me parli in spagnolo. Hablas in spagnolo. Buenas tardes, Brian. Come stai? Tutto bene? Allora, se l'hai fatto la pizza, mandami la pizza. Così la mettiamo nelle storie, no? Se l'ha fatta anche voi la pizza, è giusto che mi mandate la foto. Pure tua nonna fa le pizze. Gusta il pago e la fuori anche lo zero. Me gusta il pago e la fuori anche lo zero. Me gusta la paglia e la mujer del fratisero. Me gusta la pistola e la mujer del paculiero. Vina verguero, me sa che io non vuoi. Non sapevo cosa. Ricordavo bene. Mamma mia. Buenas tardes, signori. Buenas tardes, Brian. Che mucho te ne sei andato. Cosa mi dici? Che mucha gente mi scrive in privato. Che stavano su un canale italiano e tengo che parlare italiano. Ma tu puoi, lui non è italiano, lui può parlare spagnolo. L'unico che può parlare spagnolo è Brian. Stiamo facendo un po' di favoritismi, no? Non è favoritismo. Quindi torniamo allo snappi. Sì, un po' sì, amore. Ma con 7 minuti di erano gli stessi. Un po' sì. Sfortunato. Grazie, signor. Mi ha detto signor oggi. Cioè. Me lo dedichi un let's go. E allora faccio un peccato che non è come fu. No, va bene ugualmente. Va bene ugualmente.
bicchieri. Non li metto più a testa in giù, se no mi viene schifo. Non l'hanno mai messo a testa in giù. Sì, a testa in giù perché si asciugano, ma poi sono di detersivo. Di dove siamo? Saturno. Segno! Allora io lo chiedo a te, let's go. Che cosa? Let's go! Let's go triste questo. Sì, è molto molto. Let's go! È triste questo. Gli ho tappato un'orecchia perché se gli perculo, C'è internet lassù, abbiamo la ultrafibra. Sì. Siamo a 44 gigabit al secondo. A me non piace il piccante, infatti non è per me il piccante, è per lui. Non mangia piccante lei. Infatti il piccante è per lui. No piccanto. No mattini, no pasti. Se prenoto un viaggio in Svezia, andiamo? Perché in Svezia? C'è il DreamHack. A quando? 16, 17, 18 giugno, credo. Adesso è una roba caruccia. Io posso fare live? No. 3 giorni senza fare la live. Non farò neanche io probabilmente, in parte. Andiamo avanti. Signo! Sì, Londra, quello, signo, ci andiamo un po' più avanti a Londra, ma ci andiamo. Che fame! Cos'è che hai scritto Giovi? Non ho capito. Molto bella la Svezia. Deve essere molto bella. Ma devo capire come e se è possibile fare live. Altrimenti non sono interessato. Sì, come? La live la puoi fare col telefono. L'unica cosa che tu puoi fare live è così. Dammi una mano, signorita! Tu puoi cambiare la mia vita oppure no? Ma anche no! Ma se... la canzone di... Se la senti, signorita! Signorita! Prendevi 50 power bank e un telefono ultra forte! Ho un power bank io che è devastante! 26.000 mAh! Una follia di power bank. Una follia di power. Vito! $200. Grazie! Vito 0807. Su non alzi la mano se non ha un'idea. ML. Come lo fa? Come state in questa sera di primavera? Sì, primavera molto bene, grazie. Pacà! Minchia amore, oggi un caldo. C'è. Tu sempre in quella cazzo di saletta. Quando ti sveglierai che al pomeriggio possiamo andare in giro a fare le live come i coglioni così? Sarà bene. Adesso inizia il caldo, qualche pomeriggio, piuttosto che sta sempre sciubi incollato al computer. Orrando. Giochi la mattina, lavori la mattina e lavoriamo poi un pomeriggio e andiamo in giro così a fare le live, non lo so. Passeggiata per il lago, passeggiando in bicicletta, io e te, pedalando senza fretta, no? No? Buona idea. Sì, che bello. Vito, tu sei impazzito, non fai girare i coglionelli, perché se no sai dove vai? Ti saluti, Ti saluti. Non sappiamo. Non è che sono partita. Adesso arriva il bello, ragazzi. Scusate un attimo. È bello la mattina, lui. Ma un po' c'ho male, amore. Ma che c'ho male. Ma come, Vito? Grazie. Ma fa sempre cazzare, Vito. Eating fam. Ascolta. Eating fam. Adesso inizia a fare caldo. La mattina fai Fortnite. E il pomeriggio andiamo un po' in giro, no? Fortnite. Andiamo a farci le passeggiate in giro. Guarda che approvano qua, ragazzi. Approvano. Possiamo andare dappertutto. Dappertutto. Cioè, che ce ne frega? Possiamo andare dappertutto. Dove cazzo andiamo? Approviamo, vedi? Approviamo. Merda. Non ho capito dove andare. Questa secondo me mi ha scritto una cosa brutta. Non ho capito cosa mi ha scritto. Dappertutto. E troviamo cose da andare.
Grazie, noi siamo tutti d'accordo per la fine. Si può andare a fare una passeggiata in un bosco. Sì, in un bosco, non lo posso prendere in un bosco. Oh, una passeggiata in un bel bosco. Non prendo. Non è vero, per non prendere il telefono nel bosco. Non prendo. E anche quando siamo andati tipo quello con dentro le statue, non prende lì il telefono. Bosco con statue. Tu lo prendi, hai fatto il TikTok. Quel giorno lì hai fatto Heidi ti sorrido nei monti, prendeva il mio, no, ma il tuo prendeva e il tuo però non prendeva il mio, ma mio io team del cazzo, tu non avevi team, sì. Però si può andare da tutte le parti, al lago, a farci una passeggiata, non lo so, al fiume andiamo a vederci, non so, un posto qua vicino. Cazzo ne so, la Certosa di Pavia. Cosa di Pavia? Non è proprio vicino, però si può andare su una miglia a Milano. Uno stracchino. Lo so, io da qualsiasi parte. Che schifo, Lambo ci vai te. No, quadrupede. No. Allora, se... signor, mi la vedo molto d'accordo. Non è così tanto d'accordo, noi abbiamo anche capito tutti. No, andiamo a vedere le Certose e poi via. No, hai fatto un modo di dire. Ci abbiamo, sì, ci abbiamo tutti i posti da andare, Carucci in giro. C'è il quadrupede qua. Non so. Andiamo full Laudiarda. Laudiarda molto carino. Facciamo andare al lago di Garda, non male. Quello se dobbiamo spostarci tipo Liguria, Toscana, Veneto, bisogna organizzarsi, partire il giorno, la sera prima, prima dormire, grazie signor Bessito caro, dormire, così la mattina lui può fare un po' di Fortnite e poi dopo si può uscire e andare a cazzo. Ciao, sono quello che fa Fortnite. È quello. Per cui... E gusta il pane. Ma basta con sta cosa del bata. Hai già condito la pizza? No, non è ancora suonata. Allora, vorrei fare una piccola domanda, scusami. Con la pizza condita, quanto tempo attendiamo ancora? 20 minuti. Cosa? Guarda. Ma ascoltami. Ma tu me l'hai detto che erano quasi le 7:30, Ma tu che minchia dici? Alle 19:10 ho detto, mangiamo alle 20. Sono le 20 meno 5 e mancano 20 minuti. Non è normale questa cosa. Sì, è normale perché ci vuole tempo per lievitare. E stavo giocando, dovevo finire la partita. Ho avvisato con 50 minuti di anticipo. Me ne frega cazzo, quando tu fai i cazzi tuoi. Ho capito, ma ho avvisato con 50 minuti di anticipo. Me ne frega niente. In modo che potessimo, ovviamente, prendere delle tempistiche adeguate. Cioè, se c'ha fame... No, ma ho detto, alle 20 abbiamo terminato, 20 mangiamo, 20 e 15 abbiamo terminato, dobbiamo fare il mondo, oggi dopo cena. Ezio! Ho avvertito con un anticipo adeguato. Diventa tozzi in carenza di pizza. Cioè, adesso gli metto qua le patatine, se le mangia così non lo vedo più. Abbiamo detto che fino al 25 lo facciamo non gli so io. Te le metto qua così te mangi buone le Pringles e non via alla paprika e via, ci si pesa la mattina. Sì, ma lo sapevo, altro lo sapevo. Le sue sono Crocs originali, sì, gliel'ho comprate io. Salve Gabri, certo, comprami, per forza sono originali. Ma lui vi deve salutare. Per cui... Tanto vi piglio a tutti, scrivete le puttanate che vi piglio a tutti, quindi ciao Cello, come stai? Buonasera ragazzi, no che non sono andata in Norvegia, buonasera Carmine, città abbandonata, certo che me la ricordo, sì, buonasera. Oh, non si fanno scherzi, li dai da Venezia con calma.
veramente si deve organizzare lui, si deve, per cui è così. Ciao Lido, grazie Teo. Adesso acquisto su Amazon una bilancia elettronica. Ma quelle devi stare attento a dove le metti. Non me ne frega un cazzo. Non pesano bene quelle elettriche. Quelle elettroniche, sì. Quella di certo non può pesare bene. Perché? Perché non è normale. Che cosa? Il peso di quella bilancia. Perché? Che non va bene. Ma io mica sono aumentata. Ma quella bilancia non pesa correttamente. Ma certo, non è digitale, pesa giusto, perché? Amazon. Ti porto la bilancia di mia mamma. La bilancia di tua mamma mi piacerebbe. È elettronica. È possibile averla? Adesso. È possibile provarla? Sì. È possibile provarla? Sì, adesso guarda la prendere. Guarda, vorrei vedere proprio, perché a me se... Allora, anche perché mi sembra molto strana la cosa. Ma tu non ti muovi? Non è che togli una e sei aumentato? Ho capito, ma non mi sembra... Oh. Cioè, no, prendi la bilancia elettronica, vorrei controllare. Ma io non sono... Ma cioè, lui fa un cazzo aumenta. C'è un problema qui. C'è un problema grave. No, ma non è... No, allora, capisci? La lancetta magari si muove poco, 2-3 mm. C'è un problema, non può essere. Non sto facendo più gli entrè. Bevo una birra al giorno e abbiamo pesiamo la pasta. Non c'è un cazzo da ridere. La pasta, 120 grammi di pasta in due. In due. Una birra al giorno, niente entrè. Niente patatine nel sacchetto... Niente antipasti, niente di un cazzo. E dai, ho capito, ma non è che si può continuare. Dovresti correre, mi distruggo le ginocchia. Vediamo, no, potrebbe essere anche il discorso di dire: ti sei pesato alle ore 20 della sera, non è normale. Non è normale. Bilanze analogiche variano. Vediamo la bilancia digitale adesso. Diamo una chiave. Sono un po' rimasto. Cioè, se io prendo, mi apro e prendo e lancio. Cioè, non è che. Siamo qua a fare le cose. Non so se sia già risalita, dove sia già risalita. Vi lascio qua con la PAMI. Vado a fare un piccolo controllo. Ma sento che sale, quindi sta salendo. Vado a fare un piccolo controllo. Non è. Lasciala lì in corridoio, per favore. Devi salire sopra. Guardate in corridoio, adesso arriva la Fabi. Questa pesa di più di quella che abbiamo noi, te lo dico. Questa pesa di più. Quella pesa correttamente. Quella normale era di mia nonna, cioè. Figa, non pesa normale. Nonna. Ma non può pesare normale, ma cosa stai dicendo? È quella verde, salici, perché è digitale, non è che la devi vedere. Ciao Gigi, tutto. Pesa come quella di là. A me quella di là non mi pesa come questa, come è possibile? È giusta quella di là. Quanto pesi? No. Minchia, troppo pesa. Sì. Ti è venuta una cosa. È troppo. Troppo, fammi lavare le mani. Lava è rimasto male. Tanto ragazzi, troppo. Non smaltire, che ci dobbiamo fare? Chi è che è? Non lo so, non vedo fino a io. Ciao signo, grazie, cosa hai scritto? Non lo so. Non lo so, buongiorno Angel, come stai David? Ma che è? Che sei, Angelo? Angel David è Angelo? Aia! Allora? Dimmi, come siamo messi? Sì, adesso ci siamo quasi. Mancano un paio di minuti. Meno male, più altri 20! Bisogna pesarsi sempre la stessa. Bisogna pesarsi sempre la mattina. Vero. Prima di colazione. Perché... Sì, ma non sarà mezzetto che cambia la solfa. No, sarà un chilo di differenza. Dalla sera alla mattina. Poi se vai in bagno a scagazzare. Beh, io non.
Penso lo facciamo un po' tutti. Beh, una birra al giorno non è, poi una birretta de cazzina così non è che fa la differenza, però Ma infatti secondo me non è un chilo di differenza. Giovi gli ha scritto una cosa su Instagram importante. Ok, Giovi. Giuzza, grazie. Ciao Giuzza. Giuzza, non ricordo se gliel'avevo già detto. Cosa? Ma sono nutrizionista, se mai avesse bisogno di qualche consiglio sono sempre lì da lei. Merda, non ho mai parlato con un nutrizionista in vita mia. No, io divento triste se non mangio quello che mi piace, divento molto triste. Quanto peso? Sono fattaccimi. Te se non lo dice più. Sono fattaccimi. Ma devi dire nell'orecchio. Più di 109, meno di 115. Ah beh. E tolga la birra, non è che cambia una birra al giorno. Il movimento, raga. È il movimento. Signor, ma stai dicendo 95 giorni? Non sappiamo. È il movimento, è la passione, è la fusione tra due corpi, tra musica e rumore che si muove. E questo è il gioco dell'amore. No, perché, cioè, io guardo e penso sempre positivo, cioè... Scusate un attimo. Prego. 120 grammi di pasta in due. Eh sì. Ok? Non è così tanta. No, non è. Toglieremo, se no ti tolgo anche il dolce del mezzogiorno. Sì, è quello. Togliamo il dolce, quindi non si riscattano più i dolci. No, è meglio... Eh sì, togliamo il dolce del mezzogiorno. Questo c'è per forza. Sì, questo lo mangiamo, però proviamo. Anche perché non è... Alla fine bevi di dolce il limoncello, quindi va bene, togliamo il dolce. Sicuramente quello... Così bevo il limoncello e via le cozze. No, ma sicuramente senza dolci è un altro pianeta, nel senso. Vediamo. E lo mangio solo io, no? Non è sempre giusto. Ma voi pensate veramente che una persona che non corre da almeno 12 anni... Ah, peggio si cammina, ma non posso mettermi a... Ma stai scherzando? Ma può avere le mie ginocchia, ma è peggio che meglio. Meglio va più che bene. Per quello che ti dico, adesso che viene bello, facciamo le live in giro, così cammini e ti muovi. No, amore, non c'è... Non pensare a stare sempre seduto anche d'estate dentro una scrivania e giocare tutto il giorno, nel senso al giochino, No? No, non gioco ai giochini. Ma è comunque... Fa niente, ma è sempre su un gioco. Cioè, le segretarie stanno tutto il giorno. Per cui, visto che è bello e tu puoi avere l'opzione se stare dentro al chiuso o fuori all'aperto, si può uscire all'aperto, così fai il moto movimento. E ti si sgonfia tutto. E si sgonfia tutto? Quindi... Merda. Ma sì, ma il nutrizionista... non è quello, anch'io ce l'ho qua la dieta del nutrizionista che si può fare, ma si mangiano verdure, si mangiano, si sa i nutrizionisti cosa ti danno da mangiare. Grazie signo, grazie. Manca ancora un botto, ragazzi, alla pizza. Aio. Sì, mi vale, è un bonbon. Grazie. Buonasera. Grazie. Secondo me fa anche più content una live earl. Sicuramente. Chiederò a lui, che sennò piange. No, io semplicemente so il mio lavoro come va fatto. Sì, va bene, ma se una volta alla settimana... Non c'è problema, infatti. Allora, abbiamo detto che le facevamo... Non infatti non ho detto per caso no. Sì, ha detto no, è anche una cosa abbastanza... No, e questo è basso, è molto diverso. Ma io non ho detto, va bene, nel senso, non mica detto no. Sì, ma mi sembra che anche se viene il caldo... Che cosa? Amore, metti su 180 perché faccio male al dito, non ce la faccio. Il dolore da full guys è quello, raga. La pizza il martedì sera? Certo, Eosi, martedì e sabato. Martedì e se non ti sta bene, che me ne frega a me? Tanto la devo mangiare io. È stata una piccola votazione del gabinetto dove si parlava, si è esposto il numero di volte in cui si mangia la pizza durante la settimana. È stato votato. Certo, Gabri, ma io li ho persi anch'io 10 kg
in un mese senza la dieta ferrea dal nutrizionista e senza allenamento. No, togli il dolce. Però mangi la verdura, c'hai una volta a settimana la pizza, mangi cose così, lo sai, poi c'hai la mattina lo yogurt, quello che vuoi. Lo mangi te, quelli matessi fuori di testa, io divento troppo triste. Ma purtroppo, se non sei convinto, non riesce a farlo se non è convinto, mi dispiace. Sono d'accordo sul togliere il dolce a pranzo, va più che bene, ovvio, ci fa solo bene. È più che giusto. Che pizza sta usando la PAMI? Il mio portatile da gaming, ragazzi, è un MSI Titan. Minchia, ma siamo fottuti oggi, amo. Perché... perché siamo fottutissimi, ma è tardissimo. Oh, va bene, tanto cosa devi andare a fare? Registrare una storia. Registrare una storia. Accendere il computer. Aggiornare. E mentre aggiorni, fatti pure a lavare. Che me frega a me. Cioè. Va bene. Non ho capito io. E allora tanto prima di mezzanotte non ti addormenti mai. No, va bene. Qual è il problema? Come cazzo fa a prenderlo con le mani che è appena stato in forma? Ma no, è freddo, no? Niente. Sono scema. Ho capito io questa cosa, quando li fa mezz'ora di camminata al giorno? Me lo spieghi, Fedez, quando li fa? La mattina che ogni tanto fa, ma non c'ha manco tempo? È a potenza, raga, la potenza delle donne di casa, ha detto, un altro giusto discorso. E io, ragazzi, quando porto fuori il cane faccio... Quando facciamo la mattina? Mezz'ora? E poi la sera? Mezz'ora non sempre, dipende. Beh, diciamo alle 9:15 e torniamo a casa sulle 9:30. È vero, non è? Altro ha detto che puoi mettere mentre streami la ciclette. Merda, durante... Ah, perché il quadrupede continua qua a controllare? Grazie, signor! 100 vite che cambia almeno una abitudine quest'anno, ad esempio camminare 30 minuti la mattina. Basta che me lo promette e mando i 100 bit. Non posso fare promesse che non so di mantenere. E poi si chiamano promesse da marinaio. Io non sono un marinaio, quindi non. Ma scusa, domanda. Cioè, quando viene condita la pizza col sale piccante? Tra 7-8 minuti. Ah, 7-8 minuti. Un condimento. Grazie Ale. Ciao ragazzi. Minchia, sono rimasto allibito. Scendo e mia mamma, te devi già andare. E no. Merda. Se metto anche una ciclette mentre faccio le lei, siamo fottuti. Buonasera Simo, comunque ti devo dire una cosa. Sono qua ad ascoltare. Devo dire una cosa. Sempre qua ad ascoltare sogno. Che oggi... Sì, ciao Salame. Che oggi... Sì. Io ho provato la macchina, ma ti dirò che prima da portarla dal meccanico era perfetta, adesso mi sembra come che c'è qualcosa che non va bene. Ma hai tolto il freno a mano? Pierrone mio, ma è andato in giro col freno a mano? No, ti ricordi il problema che mi dava prima i colpetti? È vero che li do ancora? Ma da quando l'abbiamo portata dal meccanico, allora lo sapevi, mi hai detto che era perfetta. Ho notato un secondo e ho detto sarà un caso. No, oggi ci sono andata in giro, è sceso il GPL buono, quindi funziona. Però grazie Vito e grazie Signo. Prendi 4 volte a settimana. Minchia. 30 minuti di camminata 4 volte a settimana. 4 volte a settimana. Merda. La puoi fare anche tutti i giorni. Ah sì, anche 2 volte al giorno. Anche 3. No. Per cui... è così, però che te stavo a dire quello che prima non aveva niente, l'abbiamo portata dal meccanico, adesso fa per come quel meccanico lì nuovo, cioè. Ma non ha toccato il GPL lui? Ma non è per il GPL, è qualche altro problema. Ma non ha toccato il GPL? Non... Ma non è quello il problema del GPL, secondo me. Devi vedere te, ma devo sentire stasera. A me ha rasato i capelli e lati, io sì che gli ho rasato i capelli e lati. Sì.
sono in sovrappeso, ma non di molto. Merda! Chi è che l'ha detto? Mi sono preso parecchio, ma state scherzando? Sono a 1,80 m, ragazzi, non posso pesare così. Secondo me senza il dolce la situazione cambia drasticamente. È quello che ti fulmina. Poi non è che mangia tanto pane. Non mangio un cazzo, amore, è il movimento. Poi gli porto la pasta, gli porto il frutto pomeriggio, non mangia solo quello lui. Sì. Non è che mangia qualcos'altro, eh. Sicuramente il dolce bello violento come lo fai tu incide particolarmente. Bello violento di che? Mi sembra che lo violento. Ma sono gli zuccheri quelli. È ovvio che non è violento perché è piccolino e delicato, però è tosto. Ciao Nizar! Facciamo una prova, che a me mi piange il cuore, però figa. Sicuramente fa bene pure a te. Io faccio palestra 3 giorni, sì, ma la palestra. La palestra mangi quel cazzo che vuoi, figa. E ciao! Sì, la birra incide, ma io quando ho perso. Ma ragazzi, ma è ovvio che la birra ciao, incide. Ciao Simona! Fatto il tuo pesto di zucchine stasera, bene. Ma ragazzi, io quando ho perso 10 kg. Che ho fatto la dieta mangiando io il mio bicchiere di vino, non me lo sono levato perché ho detto io faccio sì la dieta, ma un cazzo che mi tolgo almeno quel mezzo bicchiere di vino che mi bevo al pasto. Ma è ovvio. Ma stiamo scherzando, per cui buonasera Claudio. Vedremo come andrà. Proveremo questa nuova serie di giorni senza dolci. Ne va del mio doppio mento. Ma fare l'amore conta come la palestra? Se fosse così sarei così, raga. Però fare così. Sì, che esagerazione. Che chiamavano Bugs Bunny, mi chiamavano. Buonanotte. Bugs Bunny. Buonanotte. Vediamo, è verissimo. Bugs. Buonasera, Lollino. Buonasera. No, allora. Mi sono guardato? No. Abbiamo fatto di schifo. Però sono stati una sfiga incredibile, raga. Mamma mia. Non esiste il suo corpo se fosse così. No. Ah, non esisterebbe il suo corpo se fosse così, dice. Grazie, signor. Ciao, signor. Immagina le sfide con i beat nella ciclette. Merda. Purtroppo, anche se Ace non trollava, no, quelli era comunque, era comunque no, perché cos'è che ha fatto lì? Ha mancato un pesce morto 20°, potevamo fare. No, okay. Non è quella. Siamo Bravo stati sfortunati parecchio. Abbiamo l'ultima prova il 13. Oggi è il? Oggi giovedì è il. No, venerdì è il 13. Venerdì è il 13? Mm. Venerdì ho. Quello più il cast europeo che faccio solo i 2 ore. Scusa un attimo, quindi tu domani e dopodomani finisci alle 7:30? Esatto. Pepe, 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 pepe. Pepe, 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 le tette, le tette, tette. Pepe, venerdì 13 è per gli americani che porta sfiga. Amo, io ho Eating Farm, ho terminato alle... È più di un'ora che io sono qua. Ma sei finito alle 7:30, sono le 8:15. Porco Giuda! E io cosa ci posso fare? Ma alle 7:10? Questo è il tempo, questo è il tempo. Minchia, ma l'hai evitato ancora poi. Mezz'ora, sì. Ah. No, buonasera Francesco, oggi passa cacio e pepe e polpette di patate. Buona. Ma chi se ne frega di comprarsi il Ferrari? Sono in classe 1 di obesità. Oh, Vito, basta però. Cioè, chi se ne frega? Ma posto, amo, a livello 1. Cioè, chi se ne frega? Ma guardatevi voi. Ma porco Giuda. Ma Nickel, l'ho visto. Non l'hai calcolato. Ma non per forza, non ho gli alert. Nickel, ma certo che l'ho visto, cazzo. T'ho anche ringraziato, ti ho detto Nickel, non ho gli alert. Con 7 minuti di ritardo, ovviamente. Soppicino, cosa glielo devo dire? Ma non ce ne frega un cazzo, Vito, se stai cercando di aiutare De Che, ce può fregare grazie, di meno. Grazie Nickel, grazie, quindi... pazzo criminale. Oh Nickel, pazzo.
Che c'ho adesso con... vediamo, Tommy. Già mi hai rotto perché hai già scassato le... un po' i maroni, tu con le richieste. Se ci voglia ti ridò i punti, se no non te li ridò. Io bannerei. Dopo quattro volte che rompe cazzo. Povero. Che povero. Povero chi, povero? Povero gabbiano, che hai perduto la compagna. Lo sai perché hai perduto la compagna? Povero, perché gli puzzolano stu gabbiano. Gli puzzolano stu gabbiano. La pizza è là, le dente. Le lì che l'aspettava. L'aspettava, Miguel. E ti ma hai comprato le brioche? Cioè, non se brioche, no. De là sì, ma di chi? No. No, perché domani mia mamma deve andare a fare la spesa e sono in offerta 2 euro, gli ho detto di comprarmela. 5 pacchi di via. Dove cazzo li mette 5 pacchi? Porca troia, che te? Dica il tri allora. Che fantasia perversa. Ma se c'ha un congelatore enorme, figa, sa 4 cassetti, no, sembra il mio comò il congelatore di tua mamma. Sono tutti pieni, che vive da sola. Sa che dentro cos'è? Cioè, figa, c'è un congelatore che è grande come il cassetto che ho in camera da letto, figa. Ti derbati roba che diventa la roba che è ben fera. Cioè, io ti ricordo che tua nonna, mia nonna, aveva un congelatore pieno. Sì. Ti ricordo tua nonna, ti ricordi che cosa c'aveva dentro, non si sa. L'ultimo sugo era del 94, mi hanno detto dalla regia. Era ancora là che aspettava qualcosa, non sappiamo. Io non riesco a leggervi bene, ragazzi, perché siete un po' lontani. La mamma di mio papà, nell'ultimo periodo, che era un pochettino, diciamo... Aveva un po' perso, la bussola. Merzia! Mettiamo un sacco di cose nel congiz. Cioè, pieno di roba. Che posso fare io? Ma no, già tu era di qua che dovevi metterlo. Grazie signor! Sono qua. Adesso. 7. 8. No, io 9, non gioco, signor! Porca 12, miseria! 11, che babbaro, è un bobo! Grazie, che babbaro! Grazie! 11, 16, 17. Buonanotte! 18. 19. 19 la fattuna, 2 salame. Anch'io le olivazze, grazie. Ma tu le hai messi troppo così. Io li sbatti su per un pochellino che saranno me. Dici che poi se ne vanno a fanculo. Aspetta, io risposto. Dai, amore, lascia stare. Lascia stare. Sì, ho finito il salame, raga. Un tucchetto salame. Quello di sabato. Quello di sabato, Cos'è che ha detto? Signore, neanche una partita? Che cosa? Io da giocare stai parlando, signore. Non sono capace a giocare, signore, a Fortnite. Poi a me non piace, ve lo dico. A me non piace Fortnite, non capisco come non sia lo possibile. Non so perché, perché dal 2017 ho spatacarruso così, mi c'ho. Ciao. Su il gioco lì. Qualcuno che gioca Fortnite spatacarruso. Salve. Salve. Povero gabbiano. Oh, magari adesso potremmo anche provare a farla di qua la storia, magari dopo, prima di partire proprio, certo, alla prova finale. Certo, la prova finale su Ranch. Cioè, Bobby, quando farei una bella lasagna, signor Xuder? Ma per me anche domani. L'ho fatta domenica. Domenica ha fatto una lasagna che però... era una lasagna che ci ha creduto poco. La lasagna col prosciutto che era molto buona, attenzione. Lasagna. Ciao, benvenuti a una live di In Cucina con Xuder. Ho appena infornato la mia pizza che ho fatto con le mie mani in maniera molto attenta, che è Santo! Sento! Non ti riesco a leggere il nome. Ci vediamo domani, ciao bello. Ho fatto la mia pizza con le mani con un impasto molto particolare. Sono andato a prenderlo direttamente al mulino arancione.
c'era il Mulino Bianco, ma non mi sono fidato. Questo impasto è caratteristico perché racchiude l'armonia dei grani antichi e dei grani nuovi. Quindi, con una spalmata di passata, no? Quella che costa poco, va bene uguale, e una sgrattugiata di origano, abbiamo poi completato, dopo 4 ore e 32 di lievitazione e di forno, il condimento. Salame piccante, olive, quelle lì sempre quelle che costano poco, nel senso, siamo qua la figa a sperperare soldi sulle olive, nel senso, ma non necessario, devo spendere soldi sulle olive, prende l'olio extravergine da 17,50 euro, che sembra che te lo dà direttamente Gesù Cristo, perché 17,50 euro di olio, io dico, guarda, donna, non dico che ti compro l'olio da 2,50 euro, ma con la 17, cioè me l'ha spremuto il Papa, mi sembra un po' eccessivo, 17 euro di olio. E quindi, tornando all'olio di oliva, che sono quelle normali, l'abbiamo poi reinfilata in forno e siamo in attesa adesso, non avendo però il timer del forno, ma un timer casereccio, della cottura finale per poi assaporarla. Eh sì, ho 17 euro di olio, vorrei prenderlo al contrario e spaccargli, nel senso. E poi prendo. Ti sei pesata quando le pensi? Lozioni per fare ricci ai capelli, sì. Da 5 euro. Pensavo ai ricci di mare, pensa un po'. No, ho provato uno, adesso ne ho preso uno per sostenere ricci, sì. 5 euro e qualcosa. Li sostiene i ricci? Cavolo, ne so, quando li lavo provo. Io non ho i ricci, quindi non. Cioè, ma tu mi hai scazzato i miei programmi. Io volevo andare dalla parrucchiera a farmi fare la tinta. Alla tinta, tanto questo mese ormai me ne andranno via 2000 euro. Minchia! E che ne so, sono già più di 1000 euro di fuoriuscite. Fai conto solo. Se vuoi di quante mie di fuoriuscite? La macchina. Del capo, a buco la macchina, il GPL, le gomme e il meccanico. E la spesa, le cose di questi giorni, della spesa e tutto. Quindi sono già passati quasi 1500 euro per il mese, non è finito. Allora già due per cui uno tra te. Oggi ho comprato due tubetti di tinta a 30 euro. Cosa? Due tubetti di tinta a 30 euro. Cosa? E gli hanno spremuti gli elfi del Polo Nord, no, figa. 15 euro a tubetto, quello rosso dell'Oreal che compro io. Innanzitutto non siamo più a fare free placement perché non ci ne pagano. Frega un cazzo. Allora io volevo andare dalla parrucchiera a farmelo fare bene. Dategli dei cazzo di prodotti che vi risponsorizziamo. Volevo. Dai. Sì, vai di cucina, sponsorizzo i capelli. Ma che cazzo me ne frega, basta che ti tira dentro la roba sulla marchetta. Però sto dicendo. Sì. Poi io volevo andare alla parrucchiera a farmi fare bene una tinta perché. Che sì. Dietro capite che sono che marroncini ormai perché sì. Non riesco a mettermelo bene dietro la tinta. Giusto? No, spostiamoci, andiamo dall'altra parte che ormai ero andata alla parrucchiera qua. Basta che bisogna che andiamo, cioè aspettiamo. Ma non possiamo aspettare, non abbiamo brioche. Domani mattina se vado sui brioche, però te vedo domani. Cos'è domani? Allora, mercoledì? No, devo prendere un appuntamento, allora ci vado, che ne so, sabato. Sabato mi sembra una cosa. Sabato. Male. Cioè, stendi là 2D, 3D. Mercoledì, giovedì e venerdì. Va bene, anche perché devo prendere una lettera io. No, se no la faccio da sola la tinta. Ma no, vai dalla parrucchiera. No, perché devo poi chiamare mia mamma. Potevo chiamare io, ma come però faccio non a chiamare fatto. Io non ce l'ho. E mi sono dimenticata da cazzo prendere. Ieri mi hai fatto cambiare canale, eccetto la qualunque, che avrei finito quello, perché tu quello che mi volevi vedere l'avevo già visto, patadu balisci, e dormiva. Poi dopo un certo 2 minuti... Non può stare. Amo! Stai dormendo? No. No. E poi si ti fa anche la finta che si tira un po' su col cuscino, no? Guarda l'ora e poi si gira da me così... Volevo vedere un film, figa merda. Porca miseria. Non ce l'ho fatta. Porca miseria, eh. Io russo quando dormo, Russa perché è stanco. Scusate una cosa. Voi ragazzi che lo seguite,
non, ce ne, non me ne può fregare di meno il mio canale. Canale, non è la sua moderazione, è la mia moderazione. Easy. Non venite a dire che siete stato bannato, che ce ne può, non è cattiveria, non mi prendete come persona cattiva, ma non ce ne può fregare di meno, perché sono due live completamente diverse. Non potete venire qua a dire che siete bannato, come cazzo fa a sbannarvi? Lui proprio sbanna nessuno. Voglio l'erba, voglio avere ciò che voglio. Io tengo una fame come una buca a stomaco. Mi stai strappando i capelli. Okay. Senti, ce li ha troppo lunghi. Ciao, sono la Barbie. Sì, la Barbie. Salve ragazzi. Sono un bravo ragazzo. Un po' fuori di testa. Sì, un po' fuori foresta. Regi, faccio che va. 13, 14, figa, 15 siamo ad Arese, se per qualche santo che scende ci qualifichiamo dalle semifinali alle finali, no, cosa 15 e 16 siamo qua. Sì, ma il 15 sono ad Arese, come minchia lo faccio. Ce ne frega noi. Frega noi, se ti qualifichi, quando è che devi giocare? Il 15. A che ora? 17:20. E non puoi, siamo ad Arese. Faccio finta di giocare le squadre... Ad Arese invece sto giocando la cash cup dal cellulare. Bello! Primark, viva forever! Arrivi, vedi, così porto a casa il sacchetto di Primark. Così quando entro non mi inculano più dicendomi vuoi il sacchettino da un'ora e mezzo. Non è per le ore e mezzo, ma ce l'ho già dopo dove me lo metto. E tu vai? Piglia tu sacchetto! Piglia tu sacchetto! Atla, non discute, cioè, nel senso, lo dico per te, non sprecare la scrittura, sospendi. Atlaf, dai un consiglio, tanto non capisce, anche se glielo dici, non capisce. Io credo che si mangerà tra un tempo indicativo tra i 0 e i 120 secondi. No, ma non va questa cosa. So che ne hanno passati 3 minuti, ma non l'ho messa dentro. Bene, senti sì. No, aspetta, se questo... l'ho messa dentro, amorino mio. Ciao, 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 ciao. I ding paure. I ding un po' che paure. Secondo me qualcosa non va sta cuocendo così. Proprio. Allora mi compri il te, mi regali un timer. Se posso avvisarmi che le 19:10 mangiare alle 20 e non alle 20:40, sì. Un timer. Ti regalo il timer più figo del mondo, 200 euro. Un timer della Thun, grazie. Adesso stiamo un po' eccessivamente esagerando. Un timer della Thun mi sembra un po' eccessivo, che cazzo. Senti, a me non me ne frega di quello che dici te, che ci sono poi gli non capiamo perché poi la Thun deve fare qualcosa. Cazzo, compri il timer della Thun, 74 euro. Ma mi scusi. Buonasera. Ma che cazzo l'ha fatto il Dalai Lama direttamente qua a Creta, figa? 74 euro un timer della Thun. Ma che cazzo è il cronometro degli startisti di 100 metri, figa? Cioè, va bene tutto, mi compro quello e lo guardo, cazzo. Sono un po' eccessivo. Avrò fatto un monaco tibetano, figa. Secondo te, sì. Ti faccio un'altra domanda. Sì. Secondo te le Crocs, sì, come vecchio, che vestibilità hanno, giusta o nel senso... Stretta. Se io metto... Se è il 41, allora devo prendermi un 41. Vedi un 41? Non so, il numero 41, vedi un 41. E ho 46, ho preso il 46, no, ho 45, no, perché cala, 45. Merlino, cala, perché te li ho comprate io, innanzitutto te li ho regalate io. Brava. Più di 40 euro li ho sganciati io. Minchia. Per due, per le Crocs. Minchia. Visto che non c'era il prezzo. Oh, poi non ti sto dicendo il prezzo giusto, però costano di più. Vuoi sapere quel boccino là, allora? Il boccino d'oro quanto costa? No, che costa, lo so che costa sapere, più di 8 euro. Vuoi sapere i rubini che ti ho regalato? Che c'era la tizia che c'ha un sorriso fino qua, quando sono uscito. Regalo di Natale, no, però visto che stiamo parlando di soldi, ma ti dico quanto costano due rubini, nel senso, con quattro diamanti. No, c'era la signora che figa rideva fino qua, sembrava il Grinch quando è andata fuori. Io non che stiamo parlando di soldi, no, va bene, non è un problema, possiamo chiacchierare. No, io ho solo detto per la vestibilità, perché tu hai detto li ho pagati io, non è vero che li ho regalati io, sembra che tutto lui paga, non è vero. Assolutamente che paga no. Tutto lui. Mi sentire un po' più di salamino. Non è vero, perché la spesa
pagata io, poi io ho in tasca 50 euro ancora suoi, però ma te non l'ho pagata. Ah, ma non lo so, ti do piglia di 50 euro, gli do i 50 euro ogni volta. No, però io poi pago col banco, ma te mi vanno giù, troppo mi finisce il conto e gli dico, amore, mantienimi. Aspetta, qui c'è un problema tecnico, nel senso, dovrei cominciare. Non riesco a capire questa cosa. La Pami ha acceso il forno, certo, ma Pami anche accende il forno quando lui va in live, non c'è problema. Io dico, qualcosa non funziona perché è ancora fermo lì, eh. Ma no, che si è spostato. Non funziona, amore. Ho capito, ma siamo... Fammi vedere. Cioè, hai carbonizzato la pizza, fammi vedere la Madonna, adesso prendo, mangio una pizza ordinata, cazzo. Va bene così. Ti sembra brutta? Sembra che sia pronta. Pure devi sfruttarmi il forno perché c'ho il dito che è andato a fanculo. Tirati fuori da bere. Dammi da bere. No, si dice, vuoi da bere? Vieni qui. Te lo dico sottovoce, amo te. Ma se gli hai chiesto se avevo sete. Capisco un cazzo, capisco un cazzo. Vuoi da bere? Sei un piccolo fiore per me. Non si è qualificato, non si è qualificato. Ha avuto gli snappi che l'hanno perculato. Quindi no, te disimi. Sono un po' rimbambi. Io con la ciuffolina devo assaggiare. Quindi mettiti l'anima e il cuore in pace che la devo. Ce l'ho comprata da me. Assaggerai. Te la compri, te la compro anche a mo, perché questa qui le costa poco, 4 lattine con lo sconto. Le ho pagate poco. Bene, assaggiamo. Hanno lo sconto fedeltà. Sconto fedeltà. Sti snappi rompono un po' il cazzo, eh. Sono un po', Il mio bicchierino di birra con pizza è qui. L'assaggiare dovrà essere buona, dovrebbe essere. Mi sposti il piatto, amore? Certo. Cazzo, oggi guarda quanta pizza che ho io da mangiare. Oggi ne hai un sacco, tu no, ci sta? No, non la voglio tutta, ma c'è scelto. Ma è sempre più piccola questa pizza. Oh, ma ti sta bene. Ma perché questa è rimasta bassa? Perché non è quella, l'avevo finita. Quindi... Va bene. Adesso facciamo le fotografie alla pizza. Madonna. Morale della favola, un'ora qui a chiacchierare. Ho visto un suo sosia, Easy. Ce ne sono 5 al mondo di sosia. Sì, noi tutti abbiamo il sosia, un nostro sosia. Quello che mi assomiglia di più è il campione di freccette. Cazzo sono io. Un altro l'ho visto tantissimi anni fa, mi ha fatto vedere una foto, non ci potevo credere. Campione di freccette. No, campione di freccette è un tizio che... Sì, sì, quello di freccette sono io, figa. Ma tantissimi anni fa, minchia, non ti conoscevo neanche. Mi hanno assaggiati la birretta, mi hanno fatto vedere una... Sì, una... noi abbiamo tutti dei sosia e anche a me hanno provato a dirmi... Ho arrivato tutti perché qualcuno è venuto a salutarmi con un altro nome e gli ho detto no. Oh, sei uguale. Buon appetito, mio amore. Buon appetito, besso. Buon appetito, ragazzi! Facciamo ciula. Ciula che poi dopo assaggio la birra. Ma non ti piace? Scusa, vorrei bere un altro po' perché... Bevio! No, non mi sembra... Dall'odore sembrava... ferro, però non è ferro. La birra è normale che abbia quell'odore. Ma non è vero che tutta ha l'odore di ferro, dai. No, ma come no? Dai, ha tutta la birra odore di ferro? Non è ferro nel senso, ovviamente. Sembra ferro. Però ha quell'odore lì. Buon appetito, ragazzi. Madonna. Ciao, Christian, grazie. Non tutta, vedi, non tutta, non credo. No, ragazzi, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Ci riproviamo il 13. Magari ce la facciamo.
Vedi questa l'impasto diversa? Molto buona questa pizza, delicatissima. È fatta con poca farina di patate. Ti pegata a me, e quel coso sani, e temi così, tu me puoi provocare, se lo chiedessi, alla cama vuoi, grazie Nico. 4 mesi, ciao Pami, salve Shu. Ciao bello! Merda quanto scottava! Ho sbagliato, amico divertente. Non abbiamo... Già state griffati hard. Troppo hard, ragazzi. Troppo hard. E poi, venerdì 13 è mica da noi che porta sfiga. Da noi venerdì 17 in America è 13. Addirittura. Venerdì 13 di là, sì. Salamino piccante e olive caserecce sono troppo gode. Sì ragazzi, io ho sempre mangiato la pizza con coltello e forchetta, mi piace così, ve l'avevo già detto. Aio, ciao Romina, un saluto da Romina e Danilo. Romina, che ciao, non parte male, e Danilo però. Ciao ragazzi, ciao, grazie. Atla, yes, no, te lo dico dopo un po' cocco. Non si capisce perché non... Partirà, grazie Romina, grazie cara, invece... Ci sono dei problemi con gli alert, non sappiamo. Perché ogni tanto si incastra tutto? È Stream Elements. Va in conflitto con qualcosa di Twitch, perché a me... Ecco qua. Sì, Matteo, come tua madre! Romina! Sì. 500 cuoricini. Romina sottolineatura 88 sottolineatura. Oh, ma buon appetito belli faccina, che bacio, saluti Romina. Cosa mangiate stasera? Grazie Romina. Ragazzi, cosa mangiate stasera? Dietemi un po'. Piadina, cotoletta. Pasta, panna e prosciutto. Buona, pesce spada. Domani nella pasta c'è la Filadelfia. Va bene. Con cosa? Se no te la devi sgaggiare un secondo con la Filadelfia. Perché se l'ho aperta bisogna mangiarla, se no va buttata. Ah, vediamo quel problema c'è. Ho dato la pizza. Perché non mangi fino a sabato? Ti giuro, fino a sabato. A Ramadan è finito. Sembra un po' eccessiva come cosa. Beve champagne sotto Ramadan. Ma chi? Perché è una canzone, non la sai la canzone? No. Ma è chi è che la canta? Di Mammutta. Non la conosce. Mammutta. Sei Mammutta quello che la canta, no? Come si chiama? Non so chi sia. Io. Ah, è buona anche la canzone. Beve champagne sotto Ramadan. Ma non si può fare il champagne Ramadan? Ma sì, è una canzone che ha fatto. No, non è Mahmood, Mahmood. Io l'unico Mahmood che conosco è quello di Era Glaciale. È uguale, dai, cazzo. Dai, ma Mahmood è la stessa. Ma vincitore di amici. No, non ci sono. Ma madonna. Ma che fa? Volevo solo soldi, come se... No, Lo posso fare con lui. Penso che vomito se guardo Sanremo. C'è ancora Pippo Baudo che lo conduce. Ma che cazzo ne so, ma io secondo te lo guardo. No, l'ultimo Sanremo che ho visto c'era Pippo Baudo. Ma non lo so, c'era Benigni e Pippo Baudo. È da 10 anni che stiamo assieme e non lo guardo più. Ma ti pare che guardi quelle cagate lì? Una volta sì. No, meno male che tu hai tolto quelle cagate. Sembra che me l'ha tolto lui, perché se non c'ho voglia lo guardo. No, Vito, se provi a dire
che mangi le stesse cose ancora, ti faccio sospendere perché aia. Due spatagarrusi così. No, no, dici sempre le solite cose. Non ti voglio più sentire. Se mi viene a dire, adesso metto che se dici fusi di pollo ti banno, guarda. Ma fa du cuglioni sci con questi fusi di pollo. No, le 5.000 del padulino non sono arrivate oggi. Arriveranno. Buona questa pizza, ma molto buona. Beh, certo, BDF, come la tua famiglia siamo, hai visto? Imparate che le cattiverie che dite vi ritornano indietro alla vostra famiglia. No, boh, non fate le richieste di sbanno offendendo, perché siete i primi voi a offendere. Mira, usate un pochino di cavessita. Il mio cantante preferito, Pavarotti. Non ce l'ha. Ah sì, c'è, non c'è, gli SDC, lui c'è i cantanti stranieri preferiti. C'è. No. Non ci sarà mai nessuno al mondo che arriverà come era Pavarotti. I fusi di pollo sono le cosce di pollo. Ma proprio mai. Sì, Brian, come si chiamano i tuoi figli? Dimmi il nome che non me lo ricordo più. Già figli di Brian. Non me lo ricordo più, Brian. Ma come posso ricordarmelo? Che domande mi fai? Non me lo posso ricordare. Beh, ma con Jetson era bravo, eh? Sì, ovvio. Ma con Jetson, il Queen... Daniel, Noemi e mia, ciao Daniel, Noemi e mia, un vestito. Ciao. Ma che bello, non è che i Queen sono un cantante, Freddie Mercury. Va bene, Freddie Mercury. Che cazzo. Oh, dopo se me lo dici un'altra volta, Vito, ti sospendo. Ma che ci penso io, mangia, mangia, mangia. Oh, non mi passare davanti se c'è Atla. Ah, bravo Atla. Sempre calato i pantaloncini, sempre, everyday. Sulla la vostra età, io ho 34 anni. E alle donne non si chiede. Non sta bene. Ma educazione. Grazie Ale Mezzo, adesso parte l'audio del terzo mese, eh. Non partono? Ecco partirà. Merda. Ciao ragazzi, buonasera. Vergognatevi, io non ho letto, ma se dice vergognatevi fate schifo. Ma sì... Fatevi mantenere dalla mamma, falliti. Fatevi mantenere dalla mamma, bambini. Poveri noi. Lui non sa la metà, lui. Vuoi il culo, amore, guarda. Girati tu la sera. Alimex 05. Grazie. La buona percata. Gina, bambini, si ricorda di che sono Alimex. Mi saluto con me, Franconi e Framenzi. Buonasera! Francone e Framenzi. Ciao Francone, ciao Framenzi! Ciao Malacram! Grazie! Buono! No, scusate! Che cosa? Scusate, guarda che a lui non dai voti sulla pizza, eh! No, io non voto, raga! Mai votato! Dice che è buono! Io vorrei leggermi, ma non vedo la chat, ragazzi, fino lì, eh. Quindi vedo solo delle cose bianche che scorrono, ma non riesco a capire cosa c'è scritto. Buonasera, corretto. Buonasera. Mi faccio in due per Twitch Italia? Mi faccio in 12? Vabbè, da CDC sono una cosa, eh? Sono un'altra, dai. Sì, ci sta la voce di Axel Rose. No, io si preferisce a CDC o Axel Rose. Penso che non sia neanche da chiedere. Non è che bisogna chiedere. Ho la campana di Elsbell statuata sul polpaccio. No, beh, Guns, November Rain, un capolavoro. C'è i capolavori, ma penso che gli AC/DC sono una cosa completamente diversa, eh. Non si può paragonare... una manciata di canzoni contro una discografia completa. Quando l'ho messo qua a cantare, ma fa morire dalle risate. Quando ha cantato se con gli esi di sé. Troppo superiori, secondo me.
Io non leggo, ma anche a me piace bere il vino, non a lui, per no, io non bevo vino. Sì, sì, a me quello che fa lei è sempre buono, ragazzi, buonissimo. Non la risuona più la batteria. No. Siamo arrivati troppo in anticipo con Twitch, ragazzi. Troppo presto. Ah. Peccato. Questo vino, Tura. Tura. Siamo arrivati troppo presto. Massi dice che sei il suo preferito. Grazie. Grazie. Se non hanno la stessa bottiglia, io l'ho preso in offerta del secondo da assaggiare com'era. Grazie, amico. Non è male. E ce l'abbiamo fatta anche stasera. Oggi, ragazzi, la Pavi chiude prima. 10 minuti prima. Merda, ma sono alle 20. Ma quanto cazzo è tardi. Cioè, voglio finire 7 mesi. Oh, amore, basta. Quanto dobbiamo rimanere questa cosa? No. Adesso fuori fai shubishabashubishubu e andiamo a posto. Magari. Poi ci spostiamo, ti si sì, a mezzanotte forse metto il culo a riposo. E amore, a mezzanotte metto il culo a riposo. Metto il culo a riposo a mezzanotte. Ragazzi, noi... devo passare anche il limoncello, devo fare. Ottimo. Ragazzi, è stato un piacere stare in vostra compagnia. Dobbiamo purtroppo scappare, lavare i piatti e scappare. Quindi vi bacio e vi abbraccio, noi ci vediamo appuntamento a domani. Da me con domani mattina. Ciao Frederick, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ciao, a domani.